quella sporca ultima rete. Signore e signori, incredibile, chi l'avrebbe mai detto? Paolo De Carlo. Paolo? Paolo De Carlo. Così, una cambiamo cara. Nome. Cambiamo nome, sì, perché no? Ciao, manca il mio collega. Purtroppo Germana Ciceri, una perdita grave. Dove è andata stavolta? Di cui anche di lei oggi ce ne faremo una ragione. Dove è andata? Buh. Ma tu dovresti indagare, scusa. Già si arrabbia perché ogni volta. Ecco tu! Falla pedinare, mi no? Studi! Tu non fai che scrutare! Oh, bella Ciccia! Falla pedinare, no? A noi ci piace parlare anche delle altre radio, noi non abbiamo paura della concorrenza, al massimo se una concorrenza non ci piace, al massimo ci compra e quindi non è un problema, no? Voglio dire. Buongiorno, sono chi? Felicia, buongiorno. Felicia? Lei è il direttore, vero? Aia, quando dicono lei è il direttore... Pare di sì, vediamo. Certo, con dentro Balottelli, che è un creativo. Suo papà ha detto che è un creativo. Mio papà ha detto... Non è che ha detto un'altra cosa. No, 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 ha detto creativo. Ha detto creativo, non è che magari... Ha detto che è un creativo. È un creativo. Che lui... Si vergogni, lei è un creativo. Questo è... Saluti tutti, siete tutti simpatici. Grazie. Complimenti, siete tutti bravi. Stai parlando con uno e l'Apo ti conferma che a me della Champions non interessa. Sì, io intanto. Parlo di... Va bene. Certo. Cioè, a me Balotelli, diciamo, umanamente mi è simpatico al di là degli atteggiamenti. Tu lo avresti convocato per domani? Sicuramente sì, ma per il semplice fatto, cioè... È come quello che se taglia via i bar per far dispetto alla mie, cioè. Buonasera. Oh Giorgio, qual buon vento. È un po' che non ci sentiamo. Infatti, dove eri finito? È un periodo di lavoro, ci sono i parti, per cui ci sono i parti dei cavalli, queste cose qui, poi ci sono in giro tante cavalli, per cui... Ti dobbiamo salutare perché tra poco abbiamo l'appuntamento con l'amico dell'orologio del Milan. Ah, che devo con delle ragazze. No, ma magari. Se Marcello, l'ultima cosa, non ti preoccupare, Lapo, non riuscire ad arrivare allo stadio. Per... No, per il semplice motivo che ho, praticamente, ho pagato una serie di escort sarde che al grido, no? Sì. Che al grido di Marcedu Kodamuju non possono entrare. E non posso tradurre? Una magia di ortigo, sabilità. E poi un saluto da Lapo De Carlo. Ancora una volta una piacevole serata in compagnia della nostra programmazione. A prestissimo e un saluto. Signore e signori, a questo punto non ci rimane che augurarvi una buona fine settimana, una buona notte, un buon riposo e un cordiale arrivederci.